E noi andiamo adesso in esterno, siamo a Francavilla al Mare, do il buon pomeriggio a Paolo Renzetti e ai suoi ospiti. Paolo, oggi affrontiamo un tema importante che è alle porte poi sostanzialmente, perché siamo nel mese di aprile, ma i balneatori ovviamente fanno i conti con le chiusure attuali, ma anche con la possibilità, qualora ce ne fosse, qualora ci fosse, di iniziare una stagione che nella migliore delle ipotesi sarà travagliata. Buon pomeriggio Paolo. Grazie, grazie Jacopo, buon pomeriggio, hai detto bene, siamo a Francavilla al Mare, saluto e ringrazio subito i nostri ospiti con Daniele Trusignac, titolare dello stabilimento del Paraiso di Francavilla al Mare. Buongiorno, dove ci troviamo, grazie anche per averci ospitato. E alle mie spalle c'è Riccardo Padovano, che tutti conoscono, ovviamente è presidente della SIB Abruzzo. Allora io partirei proprio da Trusignac, che è titolare di questo stabilimento balneare. Da 50 anni, quindi è un traguardo importante. State facendo i conti, toccando con mano quella che è una situazione inimmaginabile fino a qualche mese fa. È una situazione inimmaginabile. Noi chiaramente, come tutte le attività in questo momento, stiamo soffrendo. Noi non vogliamo avere più di altre persone, più di altre attività. L'unica cosa che chiediamo alla Regione è un po' di chiarezza, perché non fanno altro che sfornare, purtroppo capiamo il momento, delle ordinanze di continuo. Noi oggi in questo momento ancora possiamo accedere nelle nostre strutture per fare la manutenzione. Come potete ben vedere, nessuno di noi si è mai azzardato a entrare nelle strutture senza autorizzazione. L'unico problema che si deve capire è che una struttura come questa ha bisogno di almeno 2 mesi di manutenzione prima di iniziare ad aprire al pubblico. Quindi vi faccio immaginare a voi le tempistiche nostre, quali possono essere. Chiediamo solamente di accedere noi in sicurezza, quindi non il pubblico, per fare dovute manutenzioni. Non è che chiediamo, se basta pensare che la Puglia, il Lazio, la Liguria, le Marche hanno fatto un'ordinanza chiara che permette alle strutture balneari di fare la dovuta manutenzione. Dicevo subito, Trusignac, che prima di coinvolgere anche Riccardo Padovano, che sarà la prossima una stagione particolare con tantissimi problemi, tantissime difficoltà, ma soprattutto una stagione che se partirà, partirà in ritardo. Ma noi siamo consapevoli di questo e siamo pronti ad adeguarci a tutte le normative e le esigenze che ci stanno. Non ci fa paura a cambiare il nostro modo di lavorare noi. Chiediamo solamente una chiarezza di come farlo. Padovano, allora, la situazione è una situazione difficile e complicata. Il settore del turismo nel nostro paese è quello più colpito in assoluto. Nella nostra regione ovviamente quello balneare è quello che soffre e che soffrirà di più. Tengo solo a precisare che il turismo balneare è quasi un terzo del PIL Abruzzo, ma il turismo balneare non è soltanto gli stabilimenti balneari, sono tutte quelle categorie che sono a ridosso del mare, e cioè mi riferisco ai campeggi, agli alberghi, alle strutture di bed and breakfast, alle case che si affittano durante l'estate per i bagnanti. Cioè c'è un indotto dietro dove l'agroalimentare fa un terzo di tutta la produzione annuale. Detto questo, noi adesso abbiamo bisogno che ci sia a supporto delle nostre, diciamo, non preoccupazioni e anche tensioni. Abbiamo la tensione economica che ci sta prendendo di mano. Abbiamo chiesto anche che si possa ottenere degli per esempio l'abolizione del canone potrebbe essere uno di quegli argomenti da trattare al tavolo della conferenza Stato e Regione. Dico perché al tavolo? Perché il nostro assessore regionale è il presidente della conferenza Stato Regione sul demanio, quindi è sul turismo, cioè è una autorità che può mettere sul tavolo questa condizione. L'altra cosa, mi riferisco agli assessori competenti della Regione Abruzzo. Ma adesso, in questo momento, le attività marittime, mi riferisco agli interventi di ripascimento delle coste, alla manutenzione delle scogliere, a tutte quelle opere programmate, approvate e aggiudicate. Non sarebbe il caso adesso, in questo momento, di fare questi lavori, visto che oggi le nostre spiagge sono chiuse al pubblico? Questo è il punto di domanda, quindi ripeto, le attività di ripascimento per tutto l'Abruzzo, Francavilla, Casalbordino, Pineto, Roseto, Alba Adriatica, Martinsicuro, eccetera, attività di manutenzione delle scogliere è
quale migliore occasione lavorare oggi senza avere il bagnante che si fa il bagno con tutte le precauzioni? Paolo, Padovano, scusami, volevo fare una domanda proprio a Riccardo, sì. Padovano. Prendo spunto, innanzitutto buon pomeriggio, prendo spunto dalle sue parole, grazie, e grazie. Faccio una specie di, insomma, di parallelo con quello che qualche settimana fa, in altro contesto ovviamente e per altre situazioni ovviamente, aveva detto il Presidente del Consiglio, dicendo le aziende in questo momento hanno il tempo di adeguarsi a mettere in sicurezza, hanno il tempo per mettersi in sicurezza, sostanzialmente in maniera figurata una specie di parallelo con le attività balneari, ho capito bene? Ha capito benissimo, e questo è il messaggio che ho lanciato, che stiamo lanciando, che ho lanciato e che ha lanciato il mio collega precedentemente. Perfetto, Paolo. Ha sentito? Sì, sì, allora io riconvolgerei un attimo Daniele Trusniak per aprire anche un altro argomento, perché lei diceva noi siamo pronti, siamo disponibili, ci mancherebbe, a cambiare anche il modo di lavorare, certo, il modo di rapportarsi con il cliente per quello che sarà comunque un'estate particolare. Il problema è soprattutto questo, si parla tanto di distanziamento sociale. Questo che significa? Meno ombrelloni in spiaggia, meno attività in spiaggia, ingressi selezionati nel bar, nel ristorante? Allora, in questo momento non possiamo dire niente perché deve uscire una direttiva statale, quindi qualsiasi cosa diciamo può essere errata. L'unica cosa che posso dire io è che bisogna finirla con questi fenomeni, pseudo fenomeni che si inventano, queste barriere di plexiglass. Cioè, lasciamo perdere queste cose inadeguate. E se ne parla tanto. E se ne parla tanto, ma forse non ci rendono conto. Mi è sembrato di capire che insomma la gran parte dei balneatori sia contraria. Lo farei mettere a loro. Io, chi lo produce, lo farei mettere là dentro per capire cosa significa stare a 40 gradi so dentro il plexiglass. Ma lasciamo perdere questo. Sappiamo che è un'estate particolare, sappiamo che il turismo quest'anno non girerà, quindi lavorerai con il turismo locale. E quindi siamo pronti, come ho detto prima, pronti ad adeguarci a ogni direttiva che ci darà il Ministero. Non abbiamo problemi. Ci manca la chiarezza oggi, ci manca la chiarezza di come dobbiamo lavorare, solo quello. Io riconvolgerei sì. Al volo per dire quello che ho detto sempre. Noi siamo la vera organizzazione che da quando è nato il turismo balneare ha sempre garantito la sicurezza della vita umana in mare. E siamo orgogliosi di fare questo. Pensate se noi potessimo mettere a rischio la vita nostra, compresa quelle clienti. L'argomento più importante in questo momento, la parola d'ordine è uscire al più presto dall'emergenza, e poi gli scienziati ci diranno a noi quali sono le distanze, come va regolamentata la distanza sociale. Quello che si sente, che si dice in giro, sono soltanto dei ciarlatani. Padovano, parliamo un attimo anche dell'interlocuzione che c'è da alcune settimane ovviamente con la Regione, con l'assessore competente. Voi ovviamente e anche le aziende si aspettano sia dalla Regione che dal Governo nazionale un aiuto concreto anche a livello economico. Allora, ho letto tutto lo sforzo che sta facendo la politica regionale, gliene do atto e lo ringrazio a tutti, alla maggioranza e anche a chi sta intorno al tavolo per suggerire. Noi, le aziende hanno bisogno di interventi economici, ma che siano interventi economici che non devono superare l'aspetto burocratico. Le 25.000 euro è un momento, è utile, ma dobbiamo pensare le dopo 25.000 euro. Quindi i consorsi fidi, la Regione Abruzzo, la Camera di Commercio di Pescara Chieti, quella dell'Aquila e quella di Teramo, qualsiasi intervento si debba fare, l'intervento deve arrivare a garanzia del finanziamento 100%, tasso di interesse zero o tassi di interesse zero, perché è un'opportunità che si dà a tutte le aziende in modo da reinvestire sul territorio e ripartire, perché noi dobbiamo ripartire in autunno, dobbiamo tornare a gioia, se è possibile, se le giornate sono belle faremo fare il mare d'inverno a tutte le persone che ne vogliono usufruire.
Io direi di chiudere questo collegamento coinvolgendo nuovamente Daniele Trusniak dello stabilimento del Pareso. Allora, siamo a metà aprile, cosa si sente di dire da gestore, da titolare di questo stabilimento ai suoi clienti in vista della prossima estate, ormai imminente tra l'altro? I nostri clienti non possiamo altro che salutarli innanzitutto, che sono i nostri clienti ed è oro colato per noi avere dei clienti. E speriamo di lavorare, non sappiamo cosa dire, siamo con le mani legate, non sappiamo se apriamo, non apriamo, quando apriremo, cosa ci faranno fare. Qualsiasi cosa dico, facciamo, secondo me è sbagliata. Riapriremo con tutte le garanzie. E come fanno tutti, andrà tutto bene. Paolo, perdonami, avevo un paio di curiosità, una per parte. Prima con il signor Trusniak, volevo chiedere innanzitutto come... È chiaro che poi ci saranno delle direttive che verranno dall'alto su come impostare la stagione estiva, però visto che il plexiglass, insomma, non mi pare una, giustamente come ha detto prima, non mi pare una via percorribile, ecco, però voi balneatori come ve la immaginate in sicurezza una stagione estiva? Guardi, la sicurezza chiaramente secondo noi può darsi che non faranno aggregare troppe persone, ma qualsiasi cosa diciamo, cioè non, purtroppo io non posso parlare, non sono un medico e non voglio dire cose a vandere che non sarebbero giuste. Ci stanno medici e dottori che sono capaci di studiare le soluzioni. Noi non facciamo altro che aspettare le loro direttive, non possiamo inventarci niente. Invece a Riccardo Padovano, per chiudere davvero, volevo chiedere, visto che pochi giorni fa, per esempio, Padovano a Silvi, i balneatori hanno deciso, cioè è stato deciso di prolungare la stagione dei balneatori fino a fine ottobre, è pensabile una decisione organica non solo di un posto o un altro, ma diciamo dell'intera costa abruzzese? Secondo me sì, e abbiamo sperimentato proprio quest'estate, prendo spunto da quello che quest'estate, se ricordano tutti i cittadini, a ottobre i lidi che non hanno chiuso e sono rimasti aperti con l'attività di ristorazione, io fino all'ultima l'ultima domenica di ottobre abbiamo dato i lettini in spiaggia perché sono state belle giornate. Allora, che cosa vogliamo dire? Se c'è un clima che ci consente di fare la stagione balneare, prolungare la stagione non è un dramma, anzi è un sollievo per i cittadini, e l'abbiamo visto adesso in quarantena, siamo chiusi dentro le case, non vediamo l'ora di poter uscire con la scusa di fare la spesa, ma per uscire di casa. Ma dico di più, queste cose, il mare d'inverno, quando io dico il mare d'inverno, dico che si può venire al mare con le dovute. Cioè, è chiaro che al mare ci si viene nella fascia tra le 10 e le 15. È l'orario per poter ossigenare, per lo iodio, per tutto quello. Come dice la Covid? Aperta, la Covid dice, ma io posso dire una cosa? Io ero piccolino, bambino, la prima cosa che mi faceva mio nonno, mi prendeva e mi portava sulla battigia perché c'avevo la forte tosse, la pertosse. In dialetto si dice la tosse convulsa. Allora, era un modo perché dovevamo respirare lo iodio, perché lo iodio era una medicina tonificante importante. Perciò ripeto, noi abbiamo questa grande fortuna di avere il mare, di avere la pineta, la regione verde. Dobbiamo soltanto rispettare tutte le prescrizioni. Con la buona volontà noi torneremo a riabbracciarci, ce la faremo. Ecco. Siccome abbiamo un problema legato all'economia, allora il Mediocredito, la Regione Abruzzo, le Camere di Commercio, investimenti, ma legati anche a dare l'investimento. L'investimento non è soltanto la somma che ci devono, ma la garanzia per ottenere quell'investimento. Non dimenticare tutti i terzi. Grazie. Assunti, devono lavorare. Certo, per chiudere davvero, c'è anche il problema dei lavoratori, di chi lavora nelle spiagge. Faccio una stima su 220 stabilimenti balneari, circa 2000, da 2005 a 3000 unità lavorative. Ditemi voi se non è quasi una Fiat di Mirafiori. Grazie a Riccardo Padovano, presidente della SIB Abruzzo, grazie a Daniele Trusniak, titolare dello stabilimento del Pareso, da Francavilla al mare, davvero tutto, linea allo studio, a te Jacopo. Grazie Paolo, grazie ovviamente ai tuoi ospiti, vedremo come andrà a finire questa stagione estiva, soprattutto dopo una quarantena, il problema per strappare un sorriso nel finale sarà farci rientrare poi dentro
dentro casa una volta che sarà finito il periodo di isolamento.